Expo Vending Sud 2019. Abbiamo il piacere di avere, ottava edizione, abbiamo il piacere di avere nel nostro stand il più grande giornalista del settore, il nostro mitico, carissimo amico Fabio Russo. Ciao Fabio, come stai? Bene, grazie, buongiorno e benvenuto anche tu dinanzi ai microfoni di Vending TV. Oramai è una consuetudine della quale non si può fare a meno. Se non vediamo Fabio da noi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e un poco ci preoccupa. Io cerco di essere presente sempre e comunque cercando di fare un buon giornalismo, documentando tutto o quasi quello che viene presentato nel corso delle fiere, delle manifestazioni di settore. Non esserci significa appunto che c'è qualcosa che non va. No, io piuttosto che su qualcosa che non va, perché non mi sembra che ci sia assolutamente niente che non va, anzi, a mio avviso questa è una fiera che addirittura è migliorata di anno in anno. Devo dire che all'inizio era per noi una questione solamente per salutare amici e clienti in un mercato come la Sicilia e come il resto del Sud Italia, che per noi è molto importante, però mano a mano poi ho visto prendere sempre più forma ed arricchirsi sia in termini numerici che anche in termini di allestimento, quindi in ogni caso molto più godibile, una fiera che comunque rimane un'encomiabile iniziativa dell'imprenditoria meridionale. E a te, che vivi tutte quante le fiere, questa fiera che cosa ti sembra? Piccola, concentrata, ma perfettamente in linea con quelle che sono le linee guida, scusami il bisticcio di parole, del vending, perché per quanto sia quasi esclusivamente locale, ci sono tutti i brand italiani, i più grossi brand italiani, che vengono a presentare i propri prodotti o le loro novità del momento, incontrando personalmente i tanti player che provengono certamente da tutta la Sicilia, certamente anche dalla Calabria, ma anche un po' dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Campania. Ma guarda, non ti nascondo che ho visto anche qualche amico settentrionale qua, devo dire, con grandissimo piacere l'ho incontrato, ci siamo salutati, voglio dire, questo comunque è un argomento molto interessante, cioè il Sud Italia non è piccolo, rappresenta per il vending, per il monoporzionato e per il vending tradizionale numeri significativi e molto importanti. Non siamo la Lombardia, ma insomma voglio dire siamo delle bellissime regioni molto 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 attive e in termini di consumo e anche in termini di produzione. Ma tu vedessi qua quante bellissime torrefazioni, oltre la nostra chiaramente, che ci sono attive, e a qualche collega ho fatto pure complimenti, perché devo dire vedo qualcuno che è veramente in gamba e che secondo me veramente è un eccellente futuro. È un buon risultato in tazza quello che sono riuscito a scoprire anche io. Per me, per la verità, non era tanto una scoperta, perché poi nel corso delle manifestazioni e delle ultime edizioni di Expo Vending Sud sono riuscito ad assaggiare volta per volta il caffè dei tanti addetti ai lavori delle altre torrefazioni che sono qui, e devo dire anche la qualità del prodotto estratto è cresciuta moltissimo. Bene, non vi tediamo ulteriormente, complimenti al nostro giornalista preferito, abbiamo il nostro direttore Fulvio Di Santo, che adesso lo coinvolgiamo, scusa se può venire qua per venga. Gli cedo perché abbiamo deciso di fare la contro intervista, scusa, alle spalle alla telecamera. In modo tale, ho finito io la mia intervista al nostro giornalista preferito e adesso inizia Fulvio Di Santo. Prego Fulvio. Insomma, come avrete potuto vedere, buongiorno a tutti. Siccome non c'è, abbiamo un giornalista di peso, sicuramente, sì, un grosso che ha il polso del mercato e dell'evoluzione del mercato, posso chiedere a Fabio, in effetti, le nostre aziende, che sono appunto Caffè Borbone SRL e la DDS SRL, come lui le vede in prospettiva sul mercato che segue, direi, sia fisicamente sia attraverso i media a tutto tondo, e direi manco solo un mercato riferito all'Italia, ma direi globalizzato a livello almeno europeo o mondiale. Beh, ci sono due esami da fare, quello relativo all'azienda DDS e quello relativo all'azienda Caffè Borbone SRL.
Nel caso di DDS l'ho vista crescere, l'ho vista in fase di startup e crescere anno dopo anno con una crescita lenta ma progressiva e costante. Oggi devo dire che è tra le aziende, se non l'azienda leader, tra quelle che producono e vendono macchine da caffè per il segmento retail home vending. Mentre per quanto riguarda Caffè Borbone, anche in quel caso è un'azienda che ho visto nascere, crescere fin dal 1992, sono stati fatti passi da gigante soprattutto negli ultimi 10 anni. Non posso che ovviamente esserne contento, perché ho sempre avuto grande stima e rispetto per l'uomo e l'imprenditore. Oggi, attraverso anche una serie di scelte fatte negli ultimi 4-5 anni, si avvia ad essere una tra le più grandi imprese di torrefazione in Italia, che è insomma un grandissimo risultato considerando il breve periodo avuto a disposizione per la crescita. È di fatto una case history. Se mi permetti, bene riconoscere i meriti del dottor Renda, ma non evidenziare i meriti non solo del sottoscritto, ma di tutta la forza commerciale storica di questa azienda. È una piccola pecca, cioè ti vedo molto più bravo come presentatore. Se la canta e se la suona da solo, molto dire, meno, molto meno nelle analisi, eccetera. Voglio dire, questo mancava. Beh, no, attenzione, io devo riconoscere che, insomma, visto il breve tempo a disposizione, non ho parlato certamente della forza vendita e ho di chi ha fatto le strategie per dirigere la forza vendita. Le aziende sono fatte da uomini. Ok, allora io ti fermo, facciamo una cosa, abbiamo fatto questa contro intervista, adesso spostiamoci, ti do a te invece il microfono e incominciamo un attimo a partire per i contenuti fieristici. Innanzitutto, lo ribadisco ogni volta che ci vediamo, essere presenti in questa fiera, che tra l'altro, ritornando sulla vecchia location, la vedo decisamente molto più entusiasmante, molto più ricca di visitatori, molto più attenzionata da parte delle aziende che ne fanno parte, cioè la qualità dello stand, l'attenzione sulla presentazione dei prodotti e quant'altro. Ovviamente il territorio Sicilia per noi rappresenta un'area importantissima, sviluppiamo un fatturato che va ben oltre i 30 milioni di euro all'anno tra tutte e due le aziende, e abbiamo oltre a questo risultato, che se vogliamo un po' è numerico matematico, abbiamo un risultato di rapporti storici affezionati che ci legano da almeno 20 anni. Detto questo, continueremo, anzi la speranza per quanto riguarda sia l'azienda Caffè Borbone che DDS è quella che nella prossima edizione porteremo ulteriori novità importanti. Sicuramente per quanto riguarda il comparto DDS, questa sarà l'ultima fiera, non in Sicilia, ma di quelle dove partecipiamo, senza l'evento che da tempo ti parlo, no? Di portare una macchina a cialda, perché il nostro cavallo di battaglia è e resterà il mondo della cialda. Come vedi, abbiamo sempre più scemato degli interessi sul FAP di diversa natura, invece abbiamo arricchito la gamma delle macchine Oreca perché crediamo molto in questo settore, ma per settembre porteremo sul mercato, e questa volta lo dico fortunatamente senza, non dico aver smentite, ma dando la certezza della data, per poi essere presentata all'oste in modo ufficiale, una macchina che appunto avrà dei contenuti molto più logici in termini di estetica delle auto, e anche su alcuni aspetti tecnici sarà una macchina molto innovativa. Fulvio, allora io intanto ti ringrazio, riprendo lo scettro, riprendo il comando di questa intervista, perché nel frattempo era iniziata un po' come un gioco con Massimo Renda, che nel frattempo si è accomodato, io sto richiamando in campo. Vieni qui, vieni qui, vieni,
vieni qui, mettetemi al centro. Prima mi avete messo al centro, come si dice in gergo, nel senso che proprio era uno scherzo, ma in realtà poi stavano girando davvero con la telecamera. Io ne ho approfittato, ho detto ci sto al gioco, facciamolo questo gioco delle interviste. Ma ora nel frattempo l'abbiamo ripresa sul serio e allora intanto desidero ringraziare per la collaborazione sia Fulvio Di Santo, grazie a te invece, e Massimo Renda. Beh, diciamo andando a sì, a ritroso, perché io ho un ricordo molto ben preciso di un'intervista che abbiamo fatto in questa location, in questo giorno, ma e nella stessa fiera, ben 8 anni fa, Expo Venne Sud 2011, dove eravamo, così come siamo ora, tutti e tre, nello stesso angolo dello stand, a parlare di quello che sarebbe successo poi nei mesi successivi. È successo tanto, Massimo, è successo tanto, Fulvio, siete cresciuti moltissimo e avete decuplicato l'operatività, il fatturato, la capillarità con cui siete andati a servire il territorio. Da parte mia davvero un grande, bravissimi, chapeau. Grazie a te perché sei onnipresente, ma ancor più tutto questo risultato che dicevi, ma che a mio avviso deve essere visto come veramente un ulteriore trampolino di lancio. Io l'augurio è quello che fra 8 anni siamo in tutte e tre qui a eventualmente ribadire il successo sia nostro, ma ancor più il nostro successo passa sulla crescita dei nostri clienti, perciò la soddisfazione loro è anche la nostra. Perciò l'augurio è che fra 8 anni siamo qui, casomai, a intervistarti. Grazie, sarebbe davvero un onore. Massimo, grazie anche a te. Grazie Fabio, grazie a tutti. Se posso aggiungere solamente un elemento a questa intervista, alla domanda iniziale, la differenza dopo 8 anni, la differenza in termini, come ti dicevo prima, di struttura, di organizzazione, di presenza di tantissimi colleghi, di tantissimi operatori, è nettissima. Quello che è rimasto assolutamente invariato invece è il rapporto che ci lega interpersonale con i clienti, con gli operatori, il calore che riserva alla nostra azienda, alla nostra organizzazione ogni volta la regione siciliana. Ancora una volta ribadisco, per noi strategica, molto importante, ma che mi permetto di aggiungere va oltre i semplici numeri. Il nostro è un rapporto radicato tantissimo in questa zona qua, ed è una grande soddisfazione, oltre che la crescita, il fatto che vedere che in realtà insieme a noi è cresciuto tutto quanto il mercato, è più o meno con la soddisfazione di tutti quanti, è tangibile, ogni interlocutore ti manifesta amicizia, affetto e calore, sì, e ti rendi conto che in realtà siamo sulla stessa barca. Il nostro è un mercato preziosissimo, va salvaguardato da tutti quanti noi per il bene di tutti quanti. Grazie Massimo, grazie Fulvio. Grazie a voi, a tutti quelli che seguono Venin TV e veninnews.it. Amici, noi continuiamo, è stata un po' lunghetta, ma ce l'abbiamo fatta.